La Grivel. Ai bastoncini della Grivel. Bastoncini della Grivel. Concentrare. Un'ora che nella testa che fa. Ecco, partiti dal parcheggio che porta al rifugio Città di Fiume, sentiero 467, bene, rifugio Aquilea qui giù. Bene, in breve, dopo il parcheggio, ci troviamo già al rifugio Città di Fiume, molto carino, piccolo, si trova sotto Pelmo e Pelmetto, con un po' di gente, molto molto bello, piccolo, e sarà accogliente. Sì. Cosa devo fare? Abbiamo il becco davanti, è bellissimo ammirare le montagne. Passi? Ti limiterei 40 all'ora, io voglio vedere, Silvio, ti ancora a far rombare i vostri motori. Ma anche qui c'è la chiuso, comunque il gas non puoi... Qui sotto al becco di mezzodì stiamo raggiungendo Force Lambrizzola, ci siamo quasi. Sì. Ah, non ne frega niente degli italiani, gli italiani siamo noi, anzi gli italiani siete voi. Allora, ecco laggiù il nostro sentiero dove siamo arrivati, sempre accompagnati Pelmo e Pelmetto. Ci stiamo avvicinando a quello che è l'attacco della via normale del becco, che è questo qua. Da Force Lambrizzola, se si arriva dove siamo arrivati noi, subito a destra per traccia ma non segnata, si va su e il sentiero costeggia tutta la parte, quasi sud, arriva la parte sud di quella che è la montagna, e poi troviamo l'attacco. Adesso sto seguendo una traccia. E la cima dovrebbe essere già quella lì. Sì, è una via breve, quattro tiri e siamo su. Si continua tutto per Cengia, abbastanza intuitiva perché è molto pestata come via, molto frequentata. Poi ci sono anche degli ometti, come per esempio là c'è un altro. Panorama da su, speriamo, a 360 gradi, prima di qualche gocciolina prevista nel pomeriggio. Adesso sta venendo, sono gli ormoni da adolescente che stanno salendo su a Mirko, qui siamo sotto l'attacco. Primo tiro. Molto breve, sosta già attrezzata. Arrivo, sì sì sì. No, mi piace fare cose da secondo, mi devo trovare anch'io una ragazza. Perché? E così apro sempre io, andavo a tirare. Ma va che cazzo, voglio tirare. Ah, hai capito cosa volevo dire. Sì, sì.
La nostra è questa? Oh sì. Io non so neanche dove. È di là, non di qua? È di là anche. Vuoi farlo te così? Quale? Oh, come vuoi? Vuoi darmela? Eh? Se vuoi darmela? Io non ho problemi, gente. Mi piace poco proprio per la seconda. Vabbè, sei in tre. Siamo appesi, sì, certo. Appeso. Ma dovevo lasciare a casa lui. No, dovevamo portare anche l'altro. Dopo, no, se no dovevamo intomelarci Ale e mischiare le corde, tu andavi con lui. Io col suo amico, figurati se la bionda la lasciava lì. Col cazzo. Sì, abbiamo Alessio che fa sicura, attaccato alla sosta. Mirko che è partito per fare il canale, che sarebbe il secondo tiro. Molto interessante. Sì. Sì, sì, sì. No, no, tranquillo. Molto fuori, Ale, eh? Da primo lì non ci saresti. No. Te lo posso garantire. Meno che non hai i coglioni. Caffè d'acciaio. Lo so che non sarei qui da prima. Solo che... Gira dentro. E ormai è su. E ormai è fuori. Troppo alto. Troppo alto, ormai vai avanti così. Alza il sinistro. Hai detto un paio d'anni. Sto secondo tiro. Non ce l'hai il coltello? Ce l'ho qua. Tac! Come ti è sembrato? Bello. Interessante? Sì, 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 da prima da provare qui. Da prima sì, è difficile. No, beh. Pensavo, sì, per il coraggio. Però anche se... Ok, mollo l'acqua. Io ero sempre divaricato con le gambe. Sì. Non ho mai fatto gran fatica. Tu te la devi dare. Ovvio, da secondo, vabbè, ho tirato. Però. Sei libero, sì. Aspetta, bella, bella, bella. Ero bello steso, spalmato con i piedi. Allora, qui Mirko vedo che ha messo il cordino, vero? Sì, me l'ho messo male. Perché? L'ho girato, però non vedo dove. Sì, siamo su due punti. Uno e due. Sì. Vai tutto lì, passa di là dietro. Okay. Hai corda? Abbastanza per fare il giro? Vai. Mirko qua? Sì, ok. Tu puoi andare su se vuoi, ti metti la gialla, si è attaccata. E via la corda verde, non c'è niente. Perché dopo sali a piedi, basta. Ah, si sale a piedi? Da quello che ho visto. E dove? Sì. Allora, te assicurati là. Perché la sosta era là, io ero qua. Cazzo. Sì, vabbè. Te... Ah. Bueno, volevo dirti anche te là, in modo che... Perché questa poi la voglio dare subito a lui. Ah, è sua? Sì. Ma qua sono finiti di ricordo, quindi? Vogliamo vedere cosa c'è davanti. Ma vuoi che vada io? Ah no, devo prendere Ale, però. Ma no, no. Vedi dove è lì lui? Allora. Tira via la fettuccia gialla, chiedo il signore. Perché la do? Perché questa è la cima? La cima. Adesso. Ci dovrebbe essere la cresta. E lì c'è solo la cresta adesso, sì. Quindi basta corda. In teoria ha detto di sì, cioè io non l'ho mai fatta. Grazie mille. Sono là, i ragazzi sono là, le corde le lasciate qua. La cresta è più bella, allora. Farla slegati.
Boh, se c'è la cresta io adesso inizio a essere ancora più contento di prima. Sì, guarda che bella. Sì, senza niente però, eh. Allora, lasci ancora le corde? Sì, però... Se vuoi far su? Te fai sulla gialla? Faccio sulla gialla io. Io faccio su. Ale, tu ce le favorisci, ok? Però assicurati te. No, dovresti stare giù. Metti nel terrazzino te. Io? No, lui, bello comodo sul terrazzino secondo me. Sì, mi devo assicurare. Oppure o scendi al terrazzino o ti assicuri. Sì. Secondo me è meglio se scendi al terrazzino che ti gestisci le corde. Sì. Sì, tanto dopo le dobbiamo. Però ti apro io i sesti dopo. Sei sul cazzo, sei tuoi 20 anni. Sai perché mi sei sul cazzo? Perché c'hai ragione. È quello. Dopo sì, anche che faccio con i miei amici. Dopo mi metto a fare solo il gioco. Oh, Ale, dopo quando mi superi mi porterai a fare dei settimi. Eh sì, anche a me se... Oh Mirko, eh? Ti chiedo, anche a me se ti ricordi, ti do il numero, così quando è il momento mi chiami. Bello, giovane, ricco, tutte le fortune. Stai. No, no, nel senso stai comodo. È fermo. Io sono. Perché adesso qua. Fermo. Ok. Adesso qua il fotografo. Adesso. Vedi che l'avevo inventato per l'altro. Ma sono. Guarda dove sono messo. Dai, sono sul nulla, ho paura. Oh, il vuoto a destra e il vuoto a sinistra. Oh, e poi Alessio ce le fa noi. Che? Cioè tu ci fai le foto? Sì. C'è un sasso che si muove qua. Parole, parole famose. Il pollice non va bene. Io dimmi quando passo. Guardami. Guarda Mirko. Ok. Fai te, dopo hai fatto. Sì. Vado a preparare la croce. Vai. Croce, croce di destra, ah, eccola, grande, grande Ale, ah, che spettacolo. Siamo scesi adesso dalla cima, l'ultima nostra sosta sarà la nostra prima calata, su due punti, mezza corda da 60 ci porta già su quel terrazzino e siamo già a posto con la prima calata. C'è Alessio, che alle sue prime calate in corda doppia. Siamo appena scesi da qua, la giornata per fortuna ancora tiene, pian piano arriviamo giù, intanto non manca tanto, e giù la forcella e ci siamo. Sì, vedi, te lo sta dicendo anche lui. Allora, siamo alla terza calata ormai, vicino alla forcella, e che è l'ultima, sempre su sulla sosta su due punti, maglia rapida, eccoli giù, ci sono gli altri e c'è già la forcella, dopodiché si riprende il sentiero normalissimo. Siamo scesi da sto iaione infinito, non è vero, dai, 5 minuti sei giù. Adesso mi tiro anche il caschetto.
Abbiamo Mirkus e là c'è. Siamo al sentiero. Io però, con la forcella. Allora mi cavo. Da dove parte la via normale. Sassi dalle scarpe, perché ci caviamo. Sono agghiaionata. I sassi dalle scarpe. C'è il video? Sì. Alla grandissima. Grandi. Il nostro sentierino dovrà essere qua giù da qualche parte. Facile fare. E poi ho conosciuto altra gente. E sta le mucche. Ragazzi, di più ho fatto la stagione, ma sono poi ho detto che mi piace che il tempo di 2-3 mesi. Mucche. Anche assieme, però. Scendiamo. Stai sapendo i miei desideri. No. Io vado. Devi venire a pagare. Dai Alessio, vieni a pagare. È di qua, di qua. Vedo. Dai, intanto è arrivato. Guarda, sì, siamo arrivati. Dopo 70.000 anni, eccoci qua, anche Alessio. Una roba che si fa in mezza giornata. Ma sì, dalle 8 a mezza. Vedrai che a luna siamo a pranzo. Sì, e poi pomeriggio, falesi, ha detto lui. Sì. Vabbè, circa. Dai, siamo vivi. L'importante è quello. E contenti. E sotto al pelmo, come sempre.